boys watch the girls while the girls watch the boys who watch the girls go by. Eye to eye. Siamo qui al Cinema Barberini di Roma, all'anteprima italiana dell'Appartamento ad Atene di Ruggero Di Paola, che è stato acclamatissimo e festeggiatissimo a Montreal, dove ha anche vinto un premio. E allora, questo film che sta andando in Nord America col vento in poppa e speriamo naturalmente in Europa. Sì, adesso esce il 28 di settembre in Italia, in tutte le sale italiane, e quindi speriamo che ci sia un'accoglienza anche da parte del pubblico italiano. Caloroso come quella che c'è stata in Nord America. Senta, è tratto dal libro omonimo, ma come le è venuto? Ha letto il libro, è rimasto entusiasta? Sì, esatto, un mio amico mi ha detto: questo è il libro che fa per te, stavo cercando una storia per il primo film, e devo dire mi ha letteralmente folgorato, e quindi poi abbiamo lavorato all'adattamento per lo schermo assieme anche ai due sceneggiatori, Aio Schleff e Luca Di Benedittis. Complimenti per l'opera prima, perché in effetti a Montreal è stato premiato per l'opera prima, ma complimenti per averlo tenuto con una mano così sicura, con il piglio del regista consumato, non al primo ma perlomeno al decimo. No, sì, grazie, forse anche perché ho realizzato alcuni cortometraggi e io ritengo che siano un'ottima palestra per esordire nel lungometraggio. È un'ottima scuola, ma un lungometraggio è qualcosa di diverso. Certo. Grazie ancora e tutti gli auguri del mondo. Grazie a lei. Laura Morante e l'Appartamento ad Atene, film premiato come opera prima a Montreal, e questa umanità dolente del personaggio principale. Laura? Ma io non lo so, ho sentito dire dolente varie volte, io invece ho l'impressione che sia un personaggio piuttosto forte, insomma, questo è il ricordo che io ho del personaggio, che ormai abbiamo girato più di un anno e mezzo fa, però mi sembra un personaggio di una donna sostanzialmente molto forte. Ovviamente la situazione è drammatica, è tragica, non soltanto drammatica, però tutto sommato mi sembra, cioè, forse la famiglia, diciamo, durante questa convivenza forzata con questo ufficiale tedesco, la famiglia si spacca in qualche modo in due, poi in realtà si frammenta ancora ulteriormente, però si spacca in due: da una parte il padre e la figlia che tentano un approccio umano con questo ufficiale tedesco, e dall'altra la madre e il figlio, quindi io e cioè il personaggio interpretato da me e dal ragazzo, che invece sono diffidenti, se non addirittura ostili nei confronti di questo ufficiale tedesco. Quindi questa è la situazione, mi sa che devo andare. Un personaggio tutto tondo, grazie mille. E l'ultima domanda era soltanto: quando è che torna alla regia? Alla regia? Sì. Non lo so, adesso stiamo scrivendo, vediamo cosa viene fuori. Ok, all the best. Grazie. Siamo qui con un interprete principale, Richard Sammel, bravissimo veramente, un film che abbiamo già visto a Montreal e che è stato molto applaudito. Buongiorno, e allora la sua parte di cattivissimo? Beh, io non penso proprio che sia cattivissimo. Se uno recita un personaggio, lo deve far vivere, lo deve fare cercando di difenderlo, di capirlo. Dunque il mio lavoro non era affatto di farlo il più cattivo possibile, ma di comprenderlo il più possibile e di giustificare i suoi atti il più possibile. Poi la cattiveria viene appunto dai suoi atti e dallo sguardo che gli altri pongono su di lui. Sì, no, infatti è vero, le ha dato una certa umanità, soprattutto verso la fine, quando racconta, si lascia sfuggire il dolore per aver perso un figlio in combattimento, la moglie e l'altro film sul fronte russo. Però questo non gli toglie... Ma no, obiettivamente sono d'accordo che è cattivissimo, racconta comunque il risultato tragico che è successo in questi tempi, o avrebbe potuto succedere in questi tempi, in un rapporto fra oppressore e oppressi, che drammi succedono quando un essere umano ha tutto il potere su un altro, e le perversioni che si sviluppano con questo. Com'è stato lavorare con Ruggero Di Paola?
molto 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 bene. Devo dire che lui prima di tutto ha fatto un gran colpo con il casting. Il casting è stato uno dei più spinti che io ho mai avuto, cioè non nella durata, perché abbiamo lavorato solo una giornata, ma di solito si fa un casting anche se la scena è grande. Tu conosci il testo, vai lì, fai il tuo testo e te ne vai. Non lo fai solitamente neanche col regista. Lì c'era il regista, il suo assistente, una traduttrice tedesca. Abbiamo lavorato sulle scene più difficili del film, e dunque era una cosa molto importante per me. Dunque sono stato molto contento del casting e poi sono stato preso. Però dall'inizio, come già il casting era molto intenso, per forza quando sono arrivato lì per fare l'inizio del film, stavo già dentro. Certo, grazie infinite. Each time you hear a loud and collective sigh, they're making music to watch girls by. The boys watch the girls while the girls watch the boys who watch the girls go by.